Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi presento la quinta uscita della serie Dragon Ball Z fatta da Corriere dello Sport e Tutto Sport e Toei Animation che trovate in edicola, sono le sfere del drago. Parto subito dicendo che un utente, che saluto, mi aveva commentato nel precedente video, quello dove recensisco la statuetta di Krillin, mi aveva chiesto se toglievo o no la plastichina che vedete qua attorno. Sì, la tolgo. Dall'altra statuetta già l'ho tolta, la toglierò anche da questa. In questo video la vedrete ancora perché con un amico che ha un'opinione differente abbiamo deciso di fare un piccolo test. Quindi tra poco verrà qui da me per fare questo piccolo test e quindi devo tenere ancora la plastichina per fargli capire che è meglio toglierla, perché in effetti è meglio toglierla questa plastichina qua attorno, anche se non l'esporrò senza scatole, la lascerò nelle scatole. E a proposito di scatole, cambia la forma, ma gli artwork purtroppo sono sempre gli stessi, bellissimi gli artwork, ripeto, però sempre gli stessi. Queste sfere del drago non mi piacciono come sono fatte. Gli avevo fatto i complimenti precedentemente alle scorse statuette, alle uscite precedenti, per aver rispettato le dimensioni. Queste dimensioni di queste sfere del drago non mi piacciono per niente. Tra altre cose sono fatte male. Vedete, le stelle non sono di pentamano, sono stampate, però alcune sono stampate male, vedi? Vedete qui, una parte è mangiata. Qui c'è una sbavatura, quindi la stampa non è granché, oppure le hanno tolte troppo prima, insomma, le hanno tolte troppo a caldo e quindi qualcosa è rimasto appiccicato allo stampo, quindi. Ma non sono granché. Bello invece il cuscino che fa da base, ovviamente non c'è la basetta come per gli altri personaggi, per le altre statuette, c'è questo cuscino che è il cuscino delle sfere, proprio è il suo, ed è fatto bene. Questo è fatto molto bene, mentre le sfere non sono granché, assomigliano più a delle biglie. Sinceramente per 15 euro dovranno fare un lavoro migliore di questo, sinceramente. Sinceramente, però ripeto, a me in linea di massima, a livello generale, la collezione mi piace, la farò tutta, e chiaramente per avere la collezione completa devo prendere anche questa uscita. La prossima uscita sarà Gohan, però nella checklist, che in quella mezza specie di checklist che davano con la prima uscita, Goku non è specificato se sarà Gohan da grande o Gohan da bambino. Comunque vedremo, vedremo. Sono curioso anche di vedere come hanno fatto Gohan, quindi rimanete sintonizzati sul canale ragazzi, che prossima settimana troverete la recensione della sesta uscita. Come al solito ragazzi, vi ringrazio per la visione, cliccate mi piace se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete il video se volete, se vi fa piacere, se vi fa piacere così da far crescere la nostra community. In descrizione vi lascio il link anche alla pagina Facebook del canale, cliccate mi piace, e alla pagina Instagram del canale, cliccate segui, perché sulle pagine Instagram e Facebook troverete nei prossimi giorni contenuti diversi che non troverete qui sul canale YouTube, e viceversa, qui sul canale YouTube troverete contenuti che non ci saranno sulle altre pagine dei social del canale. Quindi è importante rimanere sintonizzati su tutti i canali di The Golden Eagle. Io vi ringrazio ancora e ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!